Eccoci qua, amici di DroneZine, guarda un po' quanti vecchi droni che ho tra le mani e cosa ci devo fare, li devo venderli o li devo tenere? Ne parliamo dopo la sigla. Allora ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi voglio parlare di un argomento perché molte persone di voi mi hanno chiesto: ma come mai tu, Stefano, e voi di Dronesine non vi esprimete mai circa la possibilità di cosa succederà dal 1 gennaio 2024? Cosa faremo di questi droni che non sono marcati C0? Ad esempio, qui tra le mani ho il bellissimo Mini 2, guardate che è veramente un capolavoro di ingegneria. Io ce l'ho ancora e non l'ho venduto. O ancora, per esempio, il Mini 3. Bellissimo oggetto uscito da poco tempo che purtroppo ancora non è marcato e non si sa se verrà marcato. Che dire poi dell'Air 2S, con un sensore da un pollice, abbastanza leggero, insomma, è stato sostituito dall'Air 3. Vi raccomando, guardate il video con la mia recensione che sopra nelle schede. Però al di là di quello, è comunque ancora un ottimo oggetto. Ma cosa succederà? Molti di voi ci chiedono: potrò utilizzare questi oggetti come appunto l'Air 2S nella categoria 3 o dovrà diventare specifiche? E questi droni non marcati, servirà il patentino perché finiranno nella classe C1, cioè equivalente alla classe C1, oppure potranno continuare ad essere C0 per sempre? Allora ragazzi, ragazzi e o ragazze, signori e o signore, perché io non faccio differenze naturalmente, non è semplice la risposta e non è che non ve la voglia dare perché non so come funziona il regolamento, lo sapete anche voi, il regolamento lo so perfettamente come funziona. Il problema è che non ci sono dati certi, nel senso che effettivamente DJI per ora non ha retromarcato nulla se non i Mavic 3, ad esempio, quindi con le varie versioni di Mavic 3 facendo degli aggiornamenti del firmware. Certamente è probabile che lo farà anche con i vari Mini 3 Pro e il Mini 3 normale, ma gli conviene poi a DJI, perché la prima domanda che facciamo è questa: DJI innanzitutto non ha fatto nessuna dichiarazione in tal senso. Sì, si vocifera a voce di corridoio nei forum, anche quelli appunto in cinese dicono che probabilmente arriverà. Non è così difficile per loro, se vogliamo, con oggetti, con droni così moderni, renderli compatibili alla normativa. Al limite, proprio se la vedono brutta, basta diminuire un po' il numero di giri del motore per farli rientrare negli standard di velocità o di impatto o anche di rumorosità, perché più o meno sono già a posto. Ad esempio, il Mini 3, secondo me, è uno dei droni meno rumorosi, o meglio, più silenziosi che io abbia mai provato. Così qui a 20-30 metri già non si sente più. Questo è chiaramente rumoroso. Il Mini 2 o il Mavic Mini, insomma le vecchie serie, le vecchie versioni, avendo eliche molto piccole con motori altrettanto piccoli che devono girare veloce per ottenere una certa potenza, sono molto più rumorosi. Comunque, tornando a palla, DJI ha convenienza poi a retromarcare per esempio un Air 2S col fatto che adesso ha immesso sul mercato l'Air 3? Allora, in teoria, se io fossi un responsabile marketing o della produzione di DJI, direi boh, insomma, non lo so, considerando anche il fatto che DJI sforna ormai 2-3 droni ogni anno. Tenete presente questa cosa. Però, aspettatemi e seguitemi fino in fondo. Quindi, se io fossi un responsabile del marketing, probabilmente direi: ma no, Ciccio Bello, l'Air 2, pazienza, se il regolamento europeo non ha previsto che possa essere utilizzato in spazi aperti dove non c'è nessuno, eccetera, eccetera, pazienza, comprati l'Air 3 nuovo. Però, e qui c'è il però che vado a raccontarvi, è anche vero che se io sono un utilizzatore di drone, non sono un pazzo scatenato, voi sapete, io li devo tenere tutti per motivi di lavoro, naturalmente, è il mio mestiere fare questo, quindi devo tenere anche i droni vecchi, difficilmente li vendo, li tengo perché comunque fanno gioco. Poi qualcuno prende la polvere, qualcuno magari ha le batterie che si sono gonfiate, vedi il Tello, ad esempio, ha la batteria che è inutilizzabile, dovrei comprare un'altra, ma tanto il Tello non credo di utilizzarlo ancora, di usarlo ancora. Quindi voglio dire, se io fossi un utilizzatore di droni normali, professionale o amatoriale, che dir si voglia, è vero, mi trovo con un oggetto che
non vale più nulla. Ma a questo punto, dopo che DJI mi ha fatto questo scherzetto, tra virgolette, vado a comprare un altro drone DJI o scelgo un'altra marca? Perché effettivamente anche questi ragionamenti vanno fatti, cioè finché io ho un drone vecchio, ok, che però lo posso vendere, chiaramente non a un super prezzo, ma lo posso vendere, posso prendere qualche centinaio di euro, 2, 3, 400 euro, non è questo importante. Il fatto che posso darlo dentro, no, come se fosse un autoveicolo dal concessionario e ne compro un altro nuovo, sono incentivato a seguire la marca produttrice. Se questo qua mi dicono, guarda questo, buttala via, è un faro vecchio. A quel punto io forse ci penso, magari scelgo un altro produttore. Quindi questo ragionamento psicologico, prettamente psicologico e non commerciale, secondo me coloro che sono i responsabili di DJI dovrebbero tenerlo ben presente. Altra questione importante è il fatto che, va bene, non mi arriva la marcatura. E il regolamento europeo, sappiamo bene che tra l'articolo del transitorio e quello effettivo c'è il discorso dell'MTOM, ormai non si fa altro che parlare di MTOM, vado dal panettiere e mi dice, ce l'hai l'MTOM? No, dammi solo un chilo di pane che è sufficiente. La differenza è proprio questa, i produttori su alcuni droni, tranne il Mini 2 SE, quindi la versione più economica, low price del Mini 2, non hanno l'MTOM dichiarata, hanno solo un peso, il TOM si chiama in termini tecnici. In questo caso il regolamento europeo invece parla di MTOM, quindi tutti i droni che non hanno l'MTOM dichiarata cosa fanno? Non possono essere, dal 1 gennaio 2024, non potranno essere utilizzati neanche nella categoria A3, perché non lo sono più, vanno fuori, non sto a entrare nei dettagli, ma insomma fidatevi di me. Potranno essere utilizzati solo come specific. Come possono essere utilizzati come specific? Io come operatore dovrò essere chiaramente abilitato, avere gli scenari standard o tutti gli altri requisiti, registrare questo drone con un codice QR apposito sul portale di Flight, pagare 96 euro per la dichiarazione, fare una dichiarazione per gli scenari standard, altrettanto fare un'altra dichiarazione e registrarla sul portale di Enel, che a questo punto io sono autorizzato, questo drone lo potrò utilizzare sempre nel contesto di un'operazione specifica. Dico questo drone perché, per fare un esempio. Tolta questa, che è una complicazione che non riguarda naturalmente gli hobbisti, nel senso che coloro che fanno riprese amatoriali non hanno interesse a fare tutto questo tipo di cose, si ritroveranno che se non cambia quella parte del regolamento si troveranno con degli oggetti da non poter più utilizzare. Se invece, come credo, come spero, e vabbè adesso finalmente vi do la mia opinione, verranno retromarcati o comunque sia, se non vengono retromarcati, i regolamentatori europei su pressioni di ASA, perché secondo me quello è stato un errore, cioè è stato un errore di scrittura, ogni tanto anche ASA non è infallibile, qualcuno potrebbe dire anzi, però vabbè, non esageriamo, e effettivamente se metteranno a posto la questione dell'MTOM, dopo ci ritroveremo con tutti i C0 che non saranno uguali, cioè i droni dal peso inferiore ai 249 grammi, come dichiarato qui nelle varie scritte che riportano sulle braccia, sia il Mini 3 sia il, adesso non lo trovo, sta a vedere questa, bella, ecco là. Mini 3 Pro e il drone da 249 grammi non c'è, qua è scritto sotto, scusate nel Mini 2 invece è scritto nel bracciettino laterale. Quindi i droni dal peso inferiore ai 249 grammi non saranno uguali ai C0 dal punto di vista normativo, però potranno continuare ad essere condotti con le stesse caratteristiche, quindi non potranno sorvolare gli assombramenti, potranno sorvolare le persone ininformate, chiaramente con tutti i requisiti e i rispetti del caso, e potranno anche avere un'altezza superiore, non letta esattamente sul punto di decollo, ma non vi voglio far confusione. Sappiate che c'è questa differenza, un drone che uscirà con la C0, quindi un drone di classe C0, effettivamente pronto o retromarcato e quindi che sarà castrato con il firmware, potrà fare massimo 120 metri d'altezza dal punto di decollo. Questo non sarebbe un problema, nel senso che uno dice, vabbè, posso volare massimo 120 metri d'altezza perché il regolamento prevede questo. Bene, il problema è se ci troviamo, per esempio, in una situazione in cui sono vicino a una montagna, la montagna è un pelo più alta, oppure io devo volare in basso, non è semplice, garantisco, cioè alcune volte è necessario che, perché l'altezza del drone viene letta dal GPS che ha il firmware, appunto, cioè scusate, con il ricevitore GPS che c'è a bordo del drone. Questo può comportare delle difficoltà, specie se abbiamo degli avvallamenti, delle colline, insomma.
può essere un vantaggio o uno svantaggio. Comunque sia, diciamo che in linea di massima non sono costretto a buttare via neanche il Mini 2 e non sono costretto a utilizzare il Mavic 3 come se fosse un C1, perché il problema è anche quello. Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che c'è gente che ha svenduto, abbiamo avuto dei prezzi bassissimi per il Mini 3 Pro, meglio per chi l'ha comprato. C'è chi chiaramente ha regalato il Mini 2, tanto meglio. L'Air 2S, vabbè, poverino, c'era la voce dell'Air 3 che stava arrivando ed è stato venduto. Secondo me sono oggetti buoni. Io vi chiedo di portare pazienza, non ci guadagno nulla, questo credo che sia abbastanza chiaro. Non mi sento neanche di dare dei consigli, però, perché ancora non c'è nulla di certo. Da DJI nessuna dichiarazione ufficiale, tutti voci. Anche da EASA, tramite i suoi funzionari, dichiarazioni, se vogliamo, tra virgolette, ufficiali, mandate via email a alcune persone, alcuni colleghi, anche all'amico Danilo Scarato di Quadricottero News, con il quale appunto l'ingegnere Di Rubba ha un ottimo rapporto epistolare, e però poi cioè, un conto è la sua parola e un conto vederlo scritto nero su bianco. Quindi non che io metta in discussione né l'ingegnere Di Rubba né tantomeno Danilo, però finché non lo vediamo, di fatto, cioè, se arriva qualcuno e va lì e dice no, guardate, il regolamento dice questo, il regolamento dice che certi oggetti al 1 gennaio 2024 non potranno essere utilizzati nella classe C0. Alcuni sono in specific, dipende dal peso, eccetera, eccetera. Aspettiamo, siamo a fine agosto, è vero, ancora il tempo c'è. Tra l'altro, vabbè, chiudo con un argomento un pochino più leggero, ma fino a un certo punto. Ho fatto qualche giorno in Austria, posti bellissimi, sono stato in montagna, mi sono divertito con la mia bicicletta, a fare le mie discese, le mie salite, mi sono stancato le ossa, nel senso buono, nel senso che sono affaticato, e prima di andare mi sono portato il Mini 3, così tanto per stare tranquillo, per avere un drone leggero, chiaramente l'ho assicurato per l'estero, con la solita polizza di dronesine, non c'è nessun tipo di problema, sono registrato come operatore, quindi va a posto il mio bel QR code e il codice qui sotto, e vado a vedere come dove posso trovare le mappe per volare. C'è un sito che si chiama dronespace.at, artista per Austria. Bene, sono entrato sul sito, non ho dovuto registrare, non ho dovuto fare niente, non ho dovuto dire chi ero, mandare documenti, nulla. Semplicemente ho scritto il posto dove ero, oppure con il telefono ho abilitato la lettura della posizione tramite GPS e puff, mi ha fatto vedere se potevo volare o no. Posti meravigliosi, ho volato alla grande, mi sono divertito, più che altro ho girato in bici, ma qualche voletto l'ho fatto lo stesso, ve lo faccio vedere qui, o l'avrete già visto qui sopra in sovrimpressione. Bei posti, tutto tranquillo, magari era qualche parco, chi lo sa, forse sì, probabilmente non ho fatto tutto di corretto. Pazienza signori, se c'è qualche austriaco, qualche responsabile austriaco che vuole venire a farmi la multa, giustamente ha ragione. Ho volato naturalmente con questa per prima cosa, assolutamente, posti nessuno, in mezzo alle montagne, lontano da tutti, insomma mi sono divertito, molto carino. Però, e qui fa ridere la cosa, anche loro hanno un bel disclaimer sul loro portale al quale si accede molto facilmente senza dover inserire username, password e il nome della nonna da giovane. E, però anche loro hanno un bel disclaimer che dicono che le mappe sono prelevate dal solito ciclo IRAC che noi ben conosciamo e che anche loro non hanno responsabilità. Quindi tutto sommato quel bel pataccone arancione che vediamo su D-Flight alla fine non è l'unico. E questo non so se sia un bene o un male, insomma questo è. Signori, video ultra rapido, comunque qualcosa sul canale devo portarvi, un pochino il mio pensiero ve l'ho detto, portate pazienza, poi vedete voi, chiaramente siete voi responsabili delle vostre azioni, deciderete voi se vendere tutto, se tenere tutto, se aspettare o se volare come potete finché potete, poi dopo ci si penserà. Statemi bene, chiaramente un bel like, un pollicione in su è sempre molto gradito. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, perché chiaramente, come ben sapete, Dronesine non vuole abbonamenti, Dronesine non ha sponsorizzazioni qui sul video, tranne quelli di YouTube naturalmente. Non vi chiediamo nulla, ci serve un maggior numero di iscritti per avere un pochino più di popolarità, per essere un pochino più visti anche nel contesto dell'algoritmo di YouTube, affinché i fornitori possano continuare a mandarci droni da poter provare, anche portando le nostre opinioni, le nostre recensioni sul canale. Insomma, avete capito. A voi costa poco, anzi non costa proprio niente, non vi costerà mai nulla niente, siamo sempre qua, se avete bisogno scrivete nei commenti quelle che sono le vostre domande, rispondiamo a tutti senza nessun tipo di difficoltà, eventualmente mandateci un'email, conoscete naturalmente anche il nostro sito internet, la nostra pagina Facebook, la comunità italiana droni, il gruppo su Telegram droni normative UASA, al quale
siamo affiliati, abbiamo appunto un rapporto di collaborazione, insomma, sapete come fare. L'ho fatta anche lunga. Ciao, ci vediamo alla prossima, buon proseguimento, buoni voli in sicurezza. Ciao a tutti.